Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché il figlio deve pagare degli errori che non sono suoi? Primo. Perché un figlio deve farsi da galera senza neanche averlo scelto? Emanuele ha avuto una vita difficile, tre figli alle spalle, varie detenzioni a Montorio, il carcere veronese. Ha scelto però di non far entrare i suoi figli in prigione con lei, nonostante la legge lo permettesse. Sei entrata in carcere per cosa? Per spaccio. Sono uscita e sono rimasta incinta. Ed è nato il mio primo figlio, Alessandro. Però poi tu hai avuto una ricaduta. Ho avuto una ricaduta piuttosto importante. E allora avevo anche un altro figlio, il secondo. Ho fatto il percorso della comunità di Don Benzi a Rimini, di 3 anni e 8 mesi, dove mi sono portata il mio bambino. A quel punto sono stata coinvolta in una grossa operazione e lì, diciamo, è stata la mia prima, tra virgolette, separazione dai miei figli, perché comunque io i miei figli li avevo già collocati, uno da mio fratello e l'altro dal padre del mio secondo figlio, proprio perché capivo che non avendo noncuranza per me stessa non potevo avere curanza per i miei figli. Micaela, ex detenuta, oggi membro del movimento Sbarre di Zucchero, ci legge la lettera di Yelenia, in attesa di giudizio a giorni, che invece il figlio di 7 mesi l'ha portato con lei in carcere nella prima detenzione. Sono stata detenuta 3 volte, con condanne a 2 anni, 2 anni e 8 mesi e infine a 3 anni. Il bambino l'ho sempre tenuto in braccio, non l'ho mai lasciato portare fuori dalle volontarie perché avevo paura che non me lo avrebbero più riportato. Dopo aver passato mesi in carcere, quando ho avuto l'udienza col mio angelo, siamo usciti in detenzione, lei e anche il bambino. 5 anni residui, fatti tutti lavorando, sempre per pochi soldi, ma con un progetto importante e che mi permetteva di avere mio figlio con me. Come quella di Yelenia, Micaela in carcere ne ha viste e sentite di storie di mamme con i bambini, tutte molto difficili. Io questo l'ho proprio visto a Perugia, un bambino alzare le braccia così al rientro dall'aria per essere controllato con il metal detector. E sono cose che un bambino non si dimentica. Quando un bambino ti dice andiamo all'aria e non andiamo fuori a giocare, vuol dire che tutti noi abbiamo perso. Perché i bambini non devono scontare le pene e io non credo che con poco più di 20 bambini in Italia in questo momento non si trovino degli appoggi, delle case famiglia, delle strutture protette dove poter tenere questi bambini al di fuori degli istituti.